La giornata di oggi è stata veramente importante perché si apre la seconda fase, la cosiddetta fase operativa, quello che è stato un percorso che ci ha portato appunto oggi a presentare alla città un progetto che prevede una collaborazione fattiva ed attiva tra il mondo delle associazioni, in parte in comparto manifatturiero, e l'Agenzia dello Sviluppo. Uno degli obiettivi dell'Agenzia dello Sviluppo è appunto quello di creare occupazione e benessere su tutto il territorio della nostra provincia e oggi abbiamo raggiunto un accordo che parla in questo senso. Noi ci occupiamo del presente ma soprattutto del futuro, dare non soltanto una continuità ma soprattutto capire quali possono essere le esigenze per essere sempre attuali e moderni nel dare delle risposte giuste al mondo imprenditoriale. Con le competenze ad esempio delle associazioni datoriali. Assolutamente, questo è appunto lo scopo che ci siamo prefissati, ossia quello di non soltanto ascoltare insieme a loro quelle che sono le esigenze, ma dare insieme a loro delle risposte. Noi abbiamo messo insieme appunto tre associazioni, CNA, Confartigianato e Confcooperative, perché siamo già associazioni piuttosto ben dimensionate, abbiamo centinaia di dipendenti, dentro le nostre quadri abbiamo dei funzionari che funzionano in questo modo, operano in questo modo, e l'insieme dei nostri operatori già rappresenta un nucleo, 12-14 persone che sono già pronte, ma abbiamo anche capacità relazionale perché abbiamo migliaia di imprese che collaborano con noi dentro le nostre associazioni, che operano e fanno questo di mestiere e perciò noi possiamo attivare immediatamente quelle risorse che possono essere utili per costruire qualsiasi forma di progetto. Pensate al tema delle comunità energetiche. Un lavoro complesso, un lavoro sinergico tra le nostre organizzazioni, tra le organizzazioni che esprimono il mondo della rappresentanza e dei corpi intermedi, con una condivisione rispetto allo sviluppo economico. Insieme si possono fare pubblico e privato cose davvero importanti ed egregie. Risorse ne stanno venendo avanti. Progetti devono essere ben mirati per lo sviluppo, soprattutto delle nostre imprese, e quindi dare un rilancio al sistema giovani anche, al sistema giovani e al sistema anche delle problematiche che abbiamo sul nostro territorio, che ultimamente si parla molto di energia, si parla molto della mancanza di acqua, cambiamenti climatici, e anche quelli lì dobbiamo dare delle risorse per dare delle risposte e un nuovo slancio. Intercettare bandi europei, nei prossimi anni avremo sicuramente moltissime risorse che sono arrivate anche sul comune di Ferrara, penso solo al PNRR, oltre 80 milioni di euro già ottenuti, ma penso anche a tutta la programmazione ordinaria dei fondi europei che potremmo in questo modo, con questo accordo siglato tra SIPRO e le associazioni di categoria, ottenere sicuramente altre risorse importanti per gli investimenti e per lo sviluppo del nostro territorio.